soddisfazione, è vero, un successo pieno, Sì. tutte le persone in piedi ad applaudire. Qual è stata l'emozione, Claudia, che questo significa anche per te il momento del diploma, quindi anche un momento che finisce un pezzo della tua vita e ne inizia un altro? Emozione indescrivibile, grande soddisfazione. Abbiamo lavorato veramente tanto per questo spettacolo. Alcuni di noi stanno lavorando da più di un anno, quindi abbiamo sudato e devo dire la verità che è stato molto molto soddisfacente. Peraltro per una scuola di musical cimentarsi nell'arte drammatica è una grande sfida, vero? Sì, Con una tutti grande i sfida. personaggi molto caratterizzati. Sì. Che cosa c'è in comune tra Claudia e Tra Bernarda Alba? Claudia e Bernarda quasi nulla. Ecco, è Però normalmente intelligenti. mi è molto molto piaciuto il ruolo di Bernarda, anche perché l'attore è proprio, l'arte dell'attore è proprio questa, cioè quella di riuscire a poter essere un personaggio, quindi immedesimarsi nelle vesti di quel personaggio, è quella la vera sfida, è quella la cosa che più soddisfacente Voi che siete ragazze del 2016, interpretare ragazze degli anni 30 dove la condizione della donna era così triste, così sottomessa, dove veramente era una merce di scambio e dove non aveva nessun diritto di parola, e il personaggio che tu interpreti è un po' un'eroina moderna, no? In cui probabilmente l'autore ha voluto sì. venire anche se stesso, perché anche lui era un ribelle, tant'è vero che ha pagato con la vita. Che cosa ha significato? Un modo anche di avvicinarvi alla realtà che poteva essere delle nostre nonne? Sicuramente sì, poi anche lottare per qualcosa che si vuole ottenere, come hanno fatto anche i nostri genitori in passato, che purtroppo non si ha. È un grande insegnamento, vero? Eleonora, Sì. un po' questo teatro, questa scuola è un po' una scuola di vita. Tu cerchi di essere Sì. non soltanto l'insegnante di recitazione, ma Sono anche. anche un po' la mamma artista per certi aspetti, sì. Abbiamo parlato molto, ho parlato molto della condizione delle donne di quell'epoca. Anche i costumi che indossano sono comunque molti, i costumi sono antichi, insomma qualcuno risale proprio agli anni 30 e loro mi chiedono tante cose quando, perché si fa un'analisi del testo prima di passare cosiddetta a tavolino, si studiano le battute, si cerca di capire perché il personaggio parla in quel modo, cosa significa quello che sta dicendo. E loro hanno scoperto magari delle cose di un mondo che è sicuramente non molto lontano da loro, ma sono così desiderose poi di calcare le scene, insomma, nei panni di un personaggio che poi Ce l'hanno si fatta. calano, si studiano, sono curiose, devo dire. Una delle più curiose è proprio Martina. Martina è curiosissima. Per esempio, all'inizio loro accavallavano le gambe, dico, non esiste proprio. Durante le prove sedute non parliamo dell'ago e filo tenuto in mano, cioè non si sa che cos'è un contagiorno, non si sa che cos'è un paio di forbici, un cuscino, un mottone, mettere a posto un abito sulla gruccia giusta che non si. Insomma, è una guerra continua. Ho detto l'altro giorno dovete tornare a scuola deve tornare l'educazione domestica, l'economia domestica, per maschi e femmine che non sanno fare nulla, però per il resto Ragazzi, quei adesso una domanda sentimenti che sì. Eleonora finge di non sentire. Quanto è Bernarda Alba lei come figlio educativo nei Come vostri figlio educativo confronti? zero, Ah no? credo. Ah, meno male. Credo che sia più per un fatto di tenerci al minimo particolare. Quello è Bernarda, per il resto l'educazione, cioè l'educazione ci dà poco È Bernarda. molto più Molto poco. materna. Sì, Va più bene. materna. Ancora Mamma. complimenti a ambo voi. Grazie. Complimenti a voi. Grazie. Queste sono le vostre mamme. Venite, venite, venite.